Chopin era accucciato al suo fianco. Non lo guardava con lo sguardo languido dei cani col pedigree. Era un bastardo sgamato per quanto potesse esserlo la sua specie e, in fondo, gli bastava che il suo padrone e compagno ci fosse. Non è che non lo amasse, anzi, ma badava al sodo, si faceva nutrire, abbeverare, andava in calore senza avere uno sfogo. Che poi non si conosceva davvero il suo nome. Nessuno l'aveva mai sentito chiamare dal suo padrone, che era certamente muto, perché nessuno l'aveva mai sentito parlare. Lo chiamarono così i vicini di casa, Chopin dei chiari di luna. Il vecchio, al secolo, parò di baciccia quando il rintocco religioso della chiesa di San Lorenzo annunciava il calar del caldo, nel mentre che un fresco refolo portava conforto i passanti diradavano, usciva da quella stanza umida dove mangiava e dormiva. E si sedeva silenzioso sui gradini d'accesso alla sua abitazione, riempiendo la ciotola del suo compagno e una sua tazza col vino sfuso e sciatto della piccola drogheria. Era un negozietto con ancora l'insegna dell'oro pilla, con una barra arrugginita ma resistente sullo stipite, che mostrava il livello dell'acqua raggiunto dalla terribile alluvione del 1822. E con segni illeggibili di pittura in calce che nel 1915 celebravano le vittorie turche e i funerali della Belle Époque. A Chopin piaceva quel vino, lo lappava con calma, aveva imparato a farselo bastare. E quando lo finiva, il cielo era diverso. Allora si scostava dal caldo contatto umano. Provava a ergersi sulle zampe malferme, ricadeva a terra ubriaco e cominciava a guaire, rivolto al chiaro di luna e a una cagnetta che non c'era. Il vecchio, sia d'estate che d'inverno, non era mai stato visto vestito in altro modo. A coprire una postura rattrappita e abbandonata, una pelle scura e cotta da avventure vissute chissà dove. Erano un maglione grigio tarmato, una giacca di cotone che tanti anni prima era stata verde, un pantalone marrone senza pieghe, così corto da mostrare i rilievi preoccupanti delle vene bluastre nelle gambe, e una coppola nera troppo grande e floscia che gli nascondeva ben bene il volto. Era il cappello giusto per quel difetto ereditario, lo strabismo. Si racconta che smise di parlare a causa di un trauma, quando se ne andò per sempre Dolores. Era certamente una leggenda. Nessuno aveva mai conosciuto una Dolores. Perché quando 10 anni prima arrivò, era solamente accompagnato dal cucciolo dal nome sconosciuto. E nemmeno viveva di entusiasmi. L'unico momento di interesse dell'anziano, sempre che si possa accomunare all'entusiasmo, si dice che l'avesse mostrato quando chiese alla sua vicina di casa, in un foglietto scritto, la ricetta del suo minestrone alla genovese. Il profumo che ne veniva fuori ogni domenica da quella casa al primo piano, quando i tanti invitati si sedevano affamati, era delizioso. Ma quale fosse il segreto di una ricetta tutto sommato semplice, quale fosse l'ingrediente speciale, Donna Lucia, sempre allegra e generosa, non l'avrebbe mai rivelato a nessuno. Ma proprio a nessuno, neanche meno al baciccio. Poteva essere una sera come un'altra, nello stretto intersecare di vicoli e carruggi, tra malaffare e povertà, dove le prostitute erano state cantate con affetto da De André. Anzi, fu proprio una sera come un'altra, quantomeno per chi conosce la vita trascorsa nei vicoli del porto genovese. Potremmo chiamare ciò che accade come piccoli miracoli di ogni giorno in Via Pré. Solo Chopin ha testimone, ma non l'avrebbe mai raccontato a nessuno, nemmeno dopo aver bevuto tanto vino. Altri videro qualcosa, movimenti di persone, niente di sconvolgente. Erano comportamenti appena un po' curiosi,
in un contesto dove la quiete viene interrotta da urla e abusi familiari o da bisbigli malavitosi che giungono dalle finestre. Dal primo piano della casa dove abitava Donna Lucia erano mesi che la domenica non si faceva più festa, che dalla finestra non usciva più quel caldo profumo di minestrone. La serenità di quel donnone generoso era evidente. Aveva fatto le valigie e se n'era andata. Ora, avvicinandosi alla casa, si sentivano pianti sommessi e strada si notava la mancanza di un bambino che era solito giocare rumoroso a spaccare vetri e lampioni con la lippa. Da uno dei vicoli sbucò la testa. Era di un giovane con gli occhi grandi e lucidi, febbricitanti di avventura e di dolore. Solo dopo essersi sincerato che non ci fosse nessuno sul carruggio, accortosi però del vecchio che contava zero, la sua figura emerse del tutto. Camminava a fatica, simulando la normalità. Aveva una chiazza rossa sui pantaloni all'altezza della coscia e sapeva dove andare. Non suonò all'appartamento del primo piano. Aprì il portone con le chiavi e entrò. La donna che da mesi piangeva urlò per venire zittita subito dalla voce del giovane appena entrato. Tutto accadde in un minuto, era inseguito e non poteva rischiare di farsi raggiungere. Tienili tutti, nascondili. Dove li hai presi, delinquente? Togliti i pantaloni, fammi vedere. Chiamo un dottore. Non ho tempo. Devo scappare, li ho dietro. No, stai qui, chiamo il dottore. Vado. Non dirgli che sono passato. Usali per curare Marcellino. Vedrai che basteranno. E tu non mi hai visto. Avrei fame, prendi questo. Mettilo in tasca. E poi urla e pianti di mamma. Salvatore, stai qui, Salvatore. Chiamo il dottore, non andare. Non mi hai visto, capito? Il giovane uscì, più pallido di quando era entrato. Si guardò bene intorno e si accorse del vecchio. Mi spiace, nonno. E gli rubò la coppola. Il vecchio non mosse un muscolo, non cambiò espressione. Il giovane calzò il copricapo con la visiera a coprire il più possibile il volto. Era perfetto per camuffarsi. Riprese a camminare, cercando di dissimulare la zoppia. Si sporcò le mani del suo stesso sangue e lasciò un'impronta sul muro a sinistra all'angolo del carruggio che porta alla zona turistica del porto. Per sviare gli inseguitori, imboccò il vicolo a destra, addentrandosi ancora di più nel dedalo capace di nascondere un mondo e di frenare l'invasione dei mori saccheggiatori. Dalla finestra del primo piano, Donna Lucia non sembrava più quel donnone che era un tempo. Mentre guardava la strada, teneva il braccio il figlio pesante, troppo cresciuto, spaventato. Tornerà Marcellino, tornerà presto, quando sarai guarito. Dalla scalinata arrivarono minacciosi e bravi. Avevano le pistole in mano, procedevano sicuri, i carruggi erano il loro poligono. Vecchio, dov'è? Peccato non ci fosse nessuno, a parte Chopin e Donna Lucia, per raccontare poi la taverna ai fatti. Avrebbero sentito il vecchio parlare. Sì, parlare! Di là, mostrando l'impronta col sangue e il vicolo a sinistra che in 5 minuti si affaccia sulla zona turistica. I malviventi, fiduciosi di raggiungere e finire il giovane, ripresero a correre. Ora qualcuno potrebbe obiettare che se dopo 10 o più anni il vecchio disse solamente di là, non sia stato poi un granché di miracolo. Ma quando Baciccia fu sicuro di non essere visto da delinquenti, accennò anche un sorriso prima di tornare alla solita espressione vacua. E i due fatti assieme cambiano completamente il quadro. Fatto sta che dopo un'ora e dopo tanto che non accadeva, dalla solita finestra provenne il delizioso profumo di minestrone. Donna Lucia uscì sul carruggio, teneva un cappello a larghe falde in mano e nell'altra una bottiglia di plastica senza tappo, con l'etichetta latte sole, da cui fuoriusciva il fumo e il profumo di tutt'altro che latte. Si avvicinò,
al vecchio. Gli calzò quel cappello un po' troppo grande, l'unico che aveva sotto mano in casa. Lei non lo sapeva, ma era perfetto per nascondergli il difetto agli occhi. E gli lasciò sui gradini la bottiglia. Infine gli parlò all'orecchio per un minuto, rivelandogli il segreto, la sua ricetta, la ricetta segreta. L'ingrediente particolare era il sedano di montagna, che non si sa come a Genova lei riuscisse a procurarselo. Si dice che lo spacciassero a Sottoripa. Certamente una leggenda, perché a Sottoripa non spaccia nessuno. Il vecchio non si mosse e non parlò. Peraltro, era diventato muto e sordo da quando Dolores. Quando la luna e i lampioni illuminarono la strada, una donna sui 50 anni, mai vista prima in quei vicoli, a piedi e sostenendo a fatica una valigia che conteneva un'avventura, si avvicinò. A guardarla dritta avrebbe mostrato uno strabismo ereditario. Poteva essere Dolores? Ciao, Pulce. Il bacicci alzò il capo. Sei tu? Dopo 10 anni aveva sorriso e parlato per 2 volte. Non avrebbe più smesso. Per il vicinato sarebbe sempre stato Chopin dei chiari di luna. Anche perché Pulce era davvero riduttivo per un tale personaggio. E quel trovatello bastardo, quella sera, non si scompose più di tanto. Erano situazioni che aveva già osservato in via Pre. Non avrebbe mai capito gli umani, ma d'istinto li amava. Era già ubriaco. Era un cane della ciucca triste. E cominciò a guaire alla luna. In fondo, era una sera come tutte le altre. E a lui stringeva il bisogno di una cagnetta che non c'era.